Ci troviamo Cirè davanti all'SFC dove c'è in atto uno sciopero interno. Qual è il motivo della vostra protesta? Andare troppo indietro, a 4 anni indietro da quando la proprietà è stata acquisita da Cooper Standard, è passata a mutare su un fondo di investimento tedesco. Da quando si è insediato questo fondo non abbiamo visto progressi in quello che sono da un punto di vista di investimenti sugli impianti e quant'altro. E da lì in avanti è iniziata una serie di avvisaglie per quanto riguarda il pagamento dei fornitori. Questo pagamento con i fornitori man mano è andato ad acuirsi sempre di più, fino ad arrivare ad una soluzione veramente che oggi è in forte crisi. L'azienda, quindi il gruppo e la proprietà, soprattutto da parte nostra, è responsabile di questa situazione. Oggi vi è anche una crisi, un'esposizione debitoria da parte dell'azienda abbastanza corposa. Quindi si parla di milioni di euro sia di scaduti verso i fornitori e sia di esposizioni debitorie verso banche. La situazione quindi è particolarmente complicata. È da mesi che noi, quindi anni, e quindi ultimamente mesi che stavamo denunciando questa situazione. L'azienda ha sempre cercato di trovare, di accampare situazioni in cui c'erano problemi organizzativi. Questo è parzialmente vero, però sicuramente questi problemi organizzativi sono figli e nascono dal fatto che vi è stata costantemente una crisi di, soprattutto una crisi di liquidità che ha portato a una situazione oggi che si sta, diciamo, sostanzialmente avvitando su se stessa. Questo oggi, anche in quei momenti in cui fatturavamo normalmente circa 6-7 milioni di euro al mese, però nonostante questo la situazione di redditività da parte dell'azienda non è mai stata di una certa consistenza. Eravamo, diciamo così, in una situazione che non produceva una redditività che poteva essere degna di questo nome per un'azienda del settore. Però nonostante questo, diciamo così, la situazione poteva essere tirava avanti, però ad oggi questa situazione debitoria non sta trovando soluzioni di nessun tipo e il calo di volumi a questo si sta aggiungendo, come lei diceva prima, una situazione in cui versa tutto l'indotto auto, soprattutto il settore del torinese, in cui una volta era, diciamo così, il fiore all'occhiello per quello che riguarda l'indotto auto, oggi si versa in una situazione veramente disastrosa. E noi oggi, aggiungendo alla crisi finanziaria in cui versiamo, dovremmo, il prezzo che si dovrà pagare anche per il calo dei volumi dell'indotto auto ci porterà a una situazione in cui, se non risolviamo al più presto questa situazione diciamo così, di liquidità finanziaria, potremmo trovarci in una situazione veramente che oggi definire sull'orlo del baratro non è un eufemismo. È sicuramente una situazione veramente critica. I lavoratori dietro sono lavoratori veramente incazzati per questa situazione e ripeto, noi in questa protesta cerchiamo di proseguire e vediamo in che modo proseguire per fare in modo che la proprietà che fino ad ora, quindi parlo di Mutares e lo dico esplicitamente, una proprietà è un fondo che secondo noi in questo momento sta perdendo tempo ed è secondo noi quasi assente. L'obiettivo nostro è che cerca di cambiare idea e ci sostenga, anche perché in un incontro che abbiamo avuto con un esponente Mutares e col CEO SFC, loro avevano promesso che la ripresa, quindi sarebbe stata una ripresa sicuramente in cui avremmo avuto un aiuto consistente da parte loro per cercare di iniziare a cambiare un po' di rotta e poi man mano cercare di andare avanti con le nostre gambe. Ma oggi è una situazione veramente. Cioè, di tutto ciò che loro avevano promesso non hanno mantenuto assolutamente niente. Quindi noi oggi avvertiamo di più questo disagio, cioè più che disagio, questa situazione critica e vogliamo portarla proprio all'opinione di tutti perché già nel settore, quello che riguarda il territorio,
e questa è una di quelle realtà in cui era fuori un fiore all'occhiello, e oggi trovarsi in questa situazione in cui noi siamo altamente specializzati nella produzione di trafilati in gomma e quant'altro, per noi questa roba qui veramente fa piangere il cuore, e faremo di tutto perché questa situazione cambi assolutamente e non precipiti, perché precipitare ancora di più vorrebbe dire arrivare a situazioni che noi vogliamo non accadano mai. Adesso passo la parola al mio collega Fabrizio Fortino. Niente, come ha detto Aufierro, siamo molto preoccupati per la situazione, anche perché questo problema di liquidità con i fornitori ci sta facendo perdere del lavoro che avevamo, insomma, quindi clienti, soprattutto io lavoro in sala mescole, la sala mescole è sempre stato un fiore all'occhiello di questa azienda per quanto riguarda la produzione di mescole, abbiamo difficoltà a produrre, stiamo perdendo i clienti perché non arriva il materiale. Quindi la situazione si sta sempre aggravando sempre di più, secondo noi. Collego a quelle parole che ha detto prima il mio collega Ofiero, abbiamo iniziato questo percorso perché siamo arrivati oramai allo stremo di tutto un processo che è iniziato, come ha detto, 4 anni fa, e purtroppo di cose dobbiamo mostrare tutte le nostre forze per cercare di arrivare a un cambio di rotta in maniera tale che non possa scoppiare, come si dice, una bomba sociale, perché stiamo veramente arrivando al famoso punto di non ritorno. Quindi, ripeto, dobbiamo lottare finché non raggiungeremo l'obiettivo che ci siamo prefissati, che è cercare di arrivare a portare Mutares a un cambio di rotta per la quale questa azienda, che ha una storia di quasi 80 anni, e farla arrivare a questo punto è qualcosa di raccapricciante. Quindi siamo qui, vedete anche dietro le mie spalle i miei colleghi, già da questa mattina abbiamo iniziato col primo turno, proseguiremo anche questa notte e sicuramente non molleremo, e siamo qui apposta per dimostrarlo. Grazie.